Ragazzi, benvenuti in un nuovo video. In questo video, come immagino avete letto dal titolo, è un altro video dove vi propongo un ritratto. Questa volta finalmente è un ritratto che avete scelto voi, l'ho pescato dai commenti. Quindi, se vi state chiedendo come fare per essere pescate tra i commenti, dovete commentare, ma dai. Io, in base ai commenti sotto il video, in questo caso questo video, ne sceglierò uno o perché a tanti mi piace o perché magari la persona in questione è stata menzionata più volte e farò chi mi chiedete di fare, come ho già spiegato comunque negli scorsi video che vi lascio qua e giù nell'info box. Prediligo YouTuber perché sono più facili da fare, io li vedo e quindi vedo un video, so effettivamente i lineamenti, solo dalla foto un po' un problema. In questa puntata invece ho scelto, comunque c'è la luce che cambia, effetti strani, ma va bene, oggi è nuvoloso. Ho scelto il commento di questa ragazza qui, che ovviamente io non ricordo come si chiama, perché non ricordo come si chiama nessuno, cioè, parliamone. Calcolate che quando io ho scelto il nome del mio gatto me lo sono dovuto scrivere, perché non me lo ricordavo. No, per dirvi in che stato sono, no? Va bene. Che appunto mi ha chiesto di fare Marina, la famosa Marina, con la Y, perché mia Marina è anche mia cugina, che però non c'entra in questo caso. E ovviamente io ho scelto appunto Marina, tutte donne, comunque vedo, va bene. Però, ok, ho detto facciamo Marina. La conosco perché anch'io so chi è comunque e quindi mi è anche più semplice farla perché avendola già vista so che faccia. Quindi come foto ho scorso, si dice scorso, vabbè, ho girato Instagram, ho scelto... Ah boh, tutti qua fuori. Ho scelto una foto... Ovviamente, come vi spiegavo, lo sfondo deve essere neutro e non deve avere pied de poule o fiori o cose strane nel vestito, perché io sennò mi suicido. E deve vedersi in primo luogo soprattutto il viso, perché c'è un ritratto sul viso. E ho scelto questa. Quindi, mi pare che è la stessa che ha usato forse per il suo album, ma non ne sono sicura, però, quindi vabbè, io lo sparo, se è così scrivetemelo. Però io ho scelto questa perché effettivamente è venuta bene, quindi si vede perfettamente il viso e tra il resto anche i capelli raccolti, quindi... Ora io direi di spostarci alla scrivania, mamma mia, sembro un direttore d'orchestra, e procedere col fare il ritratto, e noi ci vediamo ovviamente appena l'ho finito, cioè tra 2 orette più o meno. Get
dovrò illuminare perché è cambiata di nuovo la luce, ma dai. Però ho finito il ritratto, ci ho messo qua, vi scrivo il totale delle ore, ma credo che siano più o meno due, come sempre. Però il risultato finale è questo. Quindi ora facciamo la solita cosa, qua vi metto il ritratto, qua vi piazzo la foto e vediamo le differenze, cioè, tipo, dovete cerchiare col dito le differenze, no, però vabbè, ditemi voi, secondo me ci assomiglia, io la sto guardando alla rovescia dal riflesso qua, non è che sono scema e parlo con la mia mano, però no, cioè io effettivamente su questo ritratto io credo che finora sia quello che mi è venuto meglio, non so, fatemi sapere voi. Quindi Marina, ciao, se stai guardando questo video, è impossibile, ma vabbè, io ci provo, perché no. Questa sei tu, ma credo che te ne sia accorta, e mi piacerebbe inviartelo, visto che effetti proprio, ma una roba manco al cinema, Mi piacerebbe fartelo avere perché sei tu e quindi ha più senso che ce l'abbia tu che ce l'abbia io, perché sennò uno entra in camera e mi trova tutti i ritratti di persone e pensano che io sia una maniaca. E quindi fammi sapere come posso mandartelo. Finora non è ancora mai successo che qualcuno me lo faccia sapere, però va bene, fa lo stesso, noi ci proviamo ogni volta. Io comunque vi chiedo ogni volta di aiutarmi nel scrivere alla persona in questione che c'è, esiste questo video, perché io da sola posso fare poco, cioè immaginatevelo, una persona che ha un milione di followers, io come l'ago nel pagliaio gli scrivo, com'è possibile che noti il mio messaggio, ma va bene, l'importante è provarci. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo ritratto, io adesso lo sto guardando anche dallo specchio, ma mi piace veramente tanto, cioè, Marina, ho quasi invidia nell'inviartelo, cioè sono quasi gelosa e vorrei tenermelo io, ma tanto so che succederà comunque che me lo terrò io, perché chi mi si fila? Fatemi sapere sotto comunque nei commenti chi volete che sia il prossimo a essere ritrattato, come si dice, a essere il protagonista di un ritratto, non so come si dica, il museo. No, il museo è un museo che c'è qua da noi, vabbè. E fatemi comunque sapere sotto nei commenti sia di cosa ne pensate di questo ritratto e sia chi volete che sia il prossimo personaggio. Ok, ci siamo capiti. Io con questo vi invito a iscrivervi al canale se ancora questo video non lo so, cioè sembra ubriaca. Io con questo vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e a mettere mi piace se questo video vi è piaciuto per supportarmi e ampliare la nostra cerchia di community, che sembra quasi una cerchia di alcolisti anonimi. E vi mando un bacio, vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!